fare, che possiamo fare tutti i cittadini. Adesso passo la parola al nostro candidato sindaco, Agostino Sella. Il fiore più bello sboccia nelle avversità. Ci hanno messo i comizi pure alle 9 di sera, perché la verità è che hanno paura, se la fanno sotto e ci mettono i comizi alle 9 e alle 10 di sera. Però nonostante tutto, ragazzi, nonostante tutto, noi andremo insieme in comune al comune. Noi quel palazzo lo abbatteremo e diventerà il comune, diventerà la casa di tutti noi. Conquisteremo insieme il comune, nonostante i comizi alle 10 di sera e nonostante le avversità che in questi giorni ci stanno succedendo. Perché, cari amici, la politica è una cosa viva, è una cosa che cambia, mutevole, è una cosa che spesso cambia di male in peggio, cambia, muta, e noi invece oggi siamo abituati quasi a vivere nelle caverne. A piazza abbiamo la politica delle caverne, ancora su questo palco c'è gente che ci ha governato negli ultimi 20 anni e ci dice di come vuole fare il futuro. Qua abbiamo le caverne, ma voi pensate se in questo paese, se nel mondo non ci fossero stati gli uomini che vogliono fare la rivoluzione? Voi pensate che se non ci fossero stati gli uomini della rivoluzione avremmo ancora Luigi XIV? Se non ci fosse stato qualcuno che avrebbe inventato la luce, avremmo ancora qua le persone con le candele. Bene, noi vogliamo inventare la politica del cambiamento, vogliamo mandare a casa quelli che sono nelle caverne e che finora sono stati a Piazza Armerina e che ci devono dire come la vogliono creare. I cavernicoli devono andare a casa, non vogliamo più quelli delle caverne che hanno riempito il consiglio comunale da 30 anni sempre gli stessi uomini nelle stesse poltrone. Non vogliamo più quelli che hanno sistemato le mogli dentro i vari sottogoverni che si sono fatti dare. Questi non li vogliamo più, non li vogliamo più neanche su questo palco. E allora è giunta l'ora di cambiare. È il cambiamento, la politica muta, cambia. E noi siamo il cambiamento. Non è perché ci fanno fare i comizi alle 9 e alle 10 di sera, perché nelle case la gente vuole cambiare. Vuole cambiare con persone nuove e competenti. Su questo palco vedete persone competenti che parlano, che hanno idee. Nei palchi degli alti vedrete le truppe cammellate, quelli che fanno, no? Allora cosa fanno? Cosa fanno? Ognuno ha tutte queste liste, mettono i parenti dei parenti, mo porta 20 voti, mo porta 10 voti. Ci sono gli utili idioti che servono poi a fare eleggere sempre le stesse persone. Da noi non è così. Da noi si cambia. E ragazzi, guardate che il cambiamento è partito. È partito e non si ferma più. Non è partito solo da questo palco, ma sta partendo dalle case, dai commercianti, dalle persone che ci incontrano ogni giorno, con cui parliamo, con cui spieghiamo il nostro programma, con cui diciamo le cose che vogliamo fare. E io sono un uomo fortunato, perché nella mia vita ho incontrato sempre persone straordinarie. 26 anni fa, proprio per Maria Ausiliatrice, ho incontrato mia moglie, come oggi, e che è una persona straordinaria che riesce a farmi fare tante cose. E un anno fa ho incontrato tante altre persone, grazie a questo movimento, il Movimento 5 Stelle. Vedete, tutte le persone che siamo su questo palco non ci conoscevamo, ma grazie a un'idea di cambiamento, siamo stati sempre nelle stanze, non nelle stanze del palazzo, nelle stanze in comune, e abbiamo fatto insieme un programma che adesso vi spiegheremo, perché vogliamo realizzarlo insieme a voi. E vi assicuro che sono tutte persone straordinarie. Su questo palco c'è Benito, 20 anni. Guardate l'esperienza di Benito, che potrebbe essere candidato nella nostra lista solo perché ha fatto un atto di azione non violenta, e perché noi siamo delle persone coerenti Benito non si è candidato ed è con noi su questo palco a sostenere questa lista, non come quelli che quando non si sono potuti candidare sono andati a cercare casa in altre liste. Vergogna per 10-20 voti, vergogna. Oppure
Assessore Fabio, 12 anni a girare l'Europa, a lavorare nelle grandi compagnie internazionali, Air One e tutte le altre compagnie, Alpigos, e adesso è qua perché ama questa città e vuole fare il turismo, vuole rifarlo insieme a voi. Pino Maniscalco non è candidato, è un attivista, una persona come voi che sale sul palco a parlare del movimento, delle idee del Movimento 5 Stelle. Ma gli altri hanno gli attivisti che salgono su questo palco, i 280 candidati, perché non vengono qua a parlare e a spiegare alla gente quello che vogliono fare? Ulla, dov'è Ulla? Adesso parlerà Danese, figlia dei fiori, 20 anni fa, 30 anni fa. 30 anni fa, 35 anni fa è venuta qua, adesso ha cresciuto i suoi figli, ha un negozio e si sta mettendo a disposizione della città. Claudio, medico, ma non solo medico, ha delle idee straordinarie, non solo nel campo della medicina, ma soprattutto in tantissimi altri campi. E tutti quelli che sono qua sotto, che i prossimi giorni saleranno su questo palco a parlare. Abbiamo una squadra a differenza degli altri. Noi non facciamo solo protesta. È bello essere qua e dire a fine mese la gente non arriva, non si può mangiare, nessuno ha i soldi, bravi, bravi. Noi non diciamo solo questo, noi diciamo questo, ma diciamo, vogliamo insegnare noi, voi, insieme a questa città come imparare a pescare. Perché noi, vedete, non possiamo stare sempre speranza dell'onorevole di turno, di Mirello Crisaffinola, di come si chiama, di quello di Catania, del sottosegretario che viene da Enna, tutti là a tirargli la giacca. No! Noi siamo i protagonisti del nostro futuro. La storia ci ha dato una città straordinaria con dei beni culturali unici. Non dobbiamo stare a speranza degli altri, certo ci dobbiamo parlare, ma il nostro destino dipende da noi. Solo se riusciamo ad avere questa consapevolezza riusciremo a fare la rivoluzione. E vedete, noi abbiamo cominciato a farlo, noi ci crediamo, ci crederemo nel futuro, entreremo insieme in comune, conquisteremo questa città, ne sono assolutamente sicuro. Andiamo adesso a parlare del programma. Iniziamo con una cosa semplice, che è la partecipazione. Quante volte ci siamo sentiti accolti dal comune, quante volte ci è sembrato di sapere le cose che nelle stanze del palazzo si fanno? Mai. La trasparenza a piazza è stata a macchia di leopardo, quando conviene sono tutti trasparenti, quando non conviene c'è un mucciamuccia, le scarte si mettono sotto il tavolo. Con noi un mucciapuccia non ci sarà, perché oggi ci sono gli strumenti semplici, che è il web. Anche mia mamma ormai guarda internet. Noi la prima cosa che faremo, metteremo una telecamera a Sala delle Luci. Quando voi volete sapere che cosa fa il sindaco, che cosa fanno gli assessori, che cosa fanno i consiglieri comunali, basta accendere il computer, collegarsi in diretta streaming con quello che succede in Sala delle Luci e saprete tutto. Tutte le cose saranno registrate, le giunte saranno registrate e saranno messe nel sito del comune, che non sarà un sito come adesso statico in cui per trovare una cosa ci vuole 2000 anni, ma sarà un sito dinamico in cui voi potete intervenire, potete mandare le mail, sapete qual è il funzionario del comune che vi deve rispondere, e se non vi risponderà nei tempi giusti poi sarà richiamato e dovrà farlo. Perché se tutti sapremo cosa fanno gli altri, se voi sapete cosa facciamo noi, noi sapremo cosa fate voi e voi ci guardate, le cose andranno meglio, non c'è nulla da nascondere. Quindi la partecipazione è la cosa più importante in questa città. Cercheremo di fare il referendum consultivi. Qua ogni sindaco che sale gli gira la testa, sale uno e porta il mercato alla Siace, poi sale l'altro e porta il mercato al Piano Sant'Ippolito, poi salgo io e porto il mercato al Villaggio Kennedy. Non è così. Non sono le amministrazioni che decidono le cose più importanti della città. Faccio l'esempio del mercato perché è chiaro a tutti. Il mercato dove deve stare? Lo devono decidere i cittadini. Lo deve decidere la Zeppoppina di Umunda o Zeppazza Giovanna di Canal. Lo devono decidere le persone che vanno al mercato. E allora cosa ci vuole? Che cosa bisogna fare?
L'ufficio tecnico stabilisce 2 o 3 aree che sono idonee ad accogliere il mercato, ci vuole un gazebo al generale Cascino la domenica mattina, chi si registra di via internet può votare ed è la città che decide dove dobbiamo fare il mercato. E per i prossimi 20 anni non ci sarà più nessun sindaco che diventa sindaco e decide di spostarlo, perché l'abbiamo deciso insieme, in comune. Le decisioni più importanti non devono essere le decisioni delle oligarchie, degli assessori che in questi anni hanno comandato la città, non l'hanno comandato i sindaci, i gruppi di potere, gli assessori l'hanno comandata. Deve smettere questo modo di fare politica dell'oligarchia del favore, deve sparire. La città deve tornare ai cittadini e attraverso i sistemi di partecipazione che il Movimento 5 Stelle attua è possibile che la città ritorni. Guardate cosa sta facendo Pizzarotti a Parma. Ogni cosa che deve fare chiede l'ausilio dei cittadini. I cittadini parlano, si confrontano e poi quando le decisioni vengono prese da parte di tutti. Ed allora in questo modo noi riusciremo a cambiare la città. Voglio dire altre 2 cose e poi lascio la parola agli altri. Un tema molto importante che non deve essere sottovalutato è quello del cimitero. Chi non ha rispetto per i morti non ha rispetto per la città. Negli ultimi mesi hanno pulito tutta la città che per 5 anni è stata sporca. Anche al generale Cascino ora hanno messo l'erbetta al generale, fino a qualche giorno fa c'era la gramigna alta 1 metro. Siccome i morti non votano, al cimitero l'erba è alta 1,5 metri. Ancora ci sono i topi, ci sono i serpenti, in mezzo alle tombe è una vergogna. È una vergogna, allora impariamo ad avere rispetto per i morti, perché se non abbiamo rispetto per i morti non abbiamo rispetto per noi stessi. Il cimitero deve essere aperto 7 giorni la settimana, si deve investire là. Ma ragazzi, dov'è la dignità, dov'è la civiltà, dov'è la cultura? Non c'è cultura se non c'è rispetto dei morti, ma stiamo scherzando? Ma di che cosa stiamo parlando? Che cavolo! L'acqua è diventata uno strumento per fare affari. Un senatore in questa provincia ha deciso chi doveva lavorare nell'acqua, come un ex senatore, perché Tommao, però insomma, chi doveva entrare nell'acqua. C'è gente che lavora in questo comune, che amministratore che lavora al lato. E questi di qua si permettono ancora oggi di tagliare i contatori alla povera gente. Addirittura qualche sindaco ha pure firmato un protocollo insieme a questi per tagliare i contatori. Questi di qua cosa fanno? Vanno a tagliare i contatori alla gente che non ha neanche soldi per arrivare a fine mese. Per cui no, questi poverini, questi vecchietti, queste vecchiette rimangono senza acqua. L'acqua, il bene comune, l'acqua. E qua piuttosto che difendere i vecchietti, piuttosto che difendere i cittadini, piuttosto che difendere gli abitanti di questa città, si difendono gli affaristi, quelli che fanno affari con l'acqua. Abbiamo pure fatto un referendum pubblico, il 94% ha votato una cosa, ma le amministrazioni comunali cosa fanno? Qua ci sarebbe da fare la rivoluzione, la prima cosa che faremo noi, già abbiamo fatto un comitato per l'acqua come Movimento 5 Stelle, e verificare se questi di Acqua Enna stanno cercando di andare dentro i contratti che poi non, assolutamente non rispettano, non rispettano i contratti, ci sono delle inadempienze, e se ci sono delle inadempienze ci sono delle condizioni per mandarli a casa, perché l'acqua deve ritornare di questa città. Abbiamo i pozzi più belli della Sicilia, diamo acqua a mezza Sicilia e a noi l'acqua ce la vendono, costa più della Coca-Cola a momenti, non è possibile. Quindi su questo ci vuole un impegno forte dell'amministrazione comunale, che non deve difendere i potenti, deve difendere i più deboli, ma non a parole, con le baionette come dice qualcuno, o con le cose serie, con le carte, con i contratti. Bisogna fare i ricorsi, bisogna mettersi dalla parte di cittadino. Il sindaco insieme agli amministratori deve fare interposizione non violenta, se il caso va alla prefettura, si coricala per 12 giorni fino a quando non succede la rivoluzione. Ma di che cosa stiamo parlando adesso?
Allora, il nostro programma, lo vedete, lo abbiamo distribuito. Ed è importante. Lo trovate in internet, lo trovate in questi foglietti che vi verranno dati a casa. Lo trovate. Ci sarà un altro programma che si chiama Piazza 2030, perché noi le cose che possiamo fare in 5 anni sono queste. Ma noi non